Ciao ragazzi, buongiorno! Come vi avevo già annunciato nei video precedenti, quest'anno ho intenzione, una volta ogni tanto, di dedicarmi ad imparare qualcosa di nuovo. Avevo già iniziato con questi video alla fine dell'anno scorso, ma quest'anno, appunto, voglio dedicarmi ad imparare anche tecniche nuove, cose nuove. Per farlo questa volta mi faccio aiutare da questa nuova collezione di De Agostini che mi aiuterà ad imparare a realizzare gli amigurumi. Se non sapete cosa sono questi amigurumi, è difficile da pronunciare, ma sono molto molto carini. Sono dei pupazzetti realizzati all'uncinetto che hanno in genere come soggetto dei piccoli animaletti o degli oggetti che però hanno il volto umano. E sono molto molto carini. E come voi sapete, io non so né cucire né far l'uncinetto né nient'altro in cui si utilizza ago e filo. Quindi, questa per me sarà una bella sfida. Ad ogni modo, quello che andiamo a fare oggi è aprire la busta in modo da vedere cosa contiene. Il primo invio contiene due kit al prezzo di 7,89 euro. Questa collezione si trova solo online, quindi vi viene spedita direttamente a casa e vi lascio il link giù nell'info box, come sempre, così se volete vedere di cosa si tratta, se volete maggiori informazioni, se volete andare a curiosare cosa potete trovare in tutti gli altri invii, eccetera, eccetera, trovate tutto nel link giù nell'info box. Quindi andiamo a vedere cosa troviamo all'interno. Dunque, il primo invio, vi dicevo, contiene due kit. Questo qui è il primo che mi insegnerà a realizzare il coniglietto. E all'interno del magazine ci sono tutte le schede, appunto, per realizzare sia il coniglietto, le varie parti, quindi orecchie, braccia e i piedini, il maglioncino, la borsetta, e anche la carotina da inserire all'interno della borsetta. Inoltre include anche la scuola di uncinetto, quindi le tecniche base per imparare ad iniziare a far l'uncinetto, appunto, che per me è il top perché, come sapete, non sono per niente brava con queste cose. Quindi continuiamo con il primo kit. C'è anche tutto il necessario per poter costruire, realizzare il coniglietto. Contiene i filati DMC che sono filati 100% di cotone, opachi. In diversi colori, quindi nel mio caso bianco, rosa per fare il nasino e la bocca e verde per realizzare il maglioncino. Quindi sono molto morbidi e piacevoli al tatto. Tra l'altro questo è un marchio di riferimento per i filati perché mi ricordo mia mamma è sarta e al contrario di me che non so utilizzare ago e filo, mia mamma è davvero bravissima e mi ricordo che utilizzava sempre questi filati qua perché mi diceva appunto che sono i migliori. Poi c'è un uncinetto da 3 mm e questi qua sono altre cosine che servono per realizzare gli occhietti. Questo è il magazine invece per realizzare le due civette. E anche qui troviamo le varie parti del corpo, la pancia, il cappello, la sciarpa, la luna, il nido, e anche qui in fondo ci sono altre tecniche base della scuola di uncinetto per insegnare anche a chi non ha mai fatto uncinetto, appunto, questa nuova tecnica qui. E qui abbiamo altri colori, quindi
il beige bianco crema, un ciclamino, un giallo ocra ed un giallo un po' più chiaro, e anche qua ci sono gli occhietti. Dunque, per quanto riguarda i due kit, abbiamo terminato. I personaggi da realizzare sono davvero tantissimi, però vi consiglio di andare a vedere giù nell'info box, che vi lascio il link, così potete andare a curiosare bene nel sito e potete andare a vedere quanto è carina questa collezione di De Agostini, in modo da poter trovare tutte le informazioni dettagliate riguardo questi kit di uncinetto, i prezzi, la durata, e ho visto che ci sono anche molti regali per chi fa l'abbonamento, quindi se andate a cliccare sul link vedete anche i regali che riceverete. Ho tanta tanta fiducia in questi kit perché appunto ci sono anche le informazioni di base per chi non ha mai preso un uncinetto in mano, quindi ho grosse aspettative. E niente, adesso non ci resta che vedere come me la caverò con l'uncinetto. Andiamo a questo punto a realizzare il coniglietto, dato che è il primo kit e io devo ancora imparare ad usare l'uncinetto. Per vedere come me la cavo con l'uncinetto dovete vedere i prossimi video. E niente, con questo è tutto. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!